Dopo aver girato in lungo e in largo il vastissimo mondo di Skyrim, i DLC usciti finora ci hanno lasciato con l'amaro in bocca, incapaci di placare il nostro appetito. L'attesa per l'ultimo pacchetto aggiuntivo era quindi tanta, ma Dragonborn si è finalmente rivelato all'altezza delle aspettative. Dragonborn vede il Dovahkiin dirigersi verso un'isola al largo della costa di Morrowind. L'isola di Solstheim, in parte ghiacciata ed in parte coperta di cenere, sarà lo scenario in cui il nostro alter ego dovrà affrontare il primo sangue di drago, Mirak. È in questa favolosa e piuttosto grande area che scoprirete città segrete, caverne e nuove missioni. L'isola di Solstheim ed il suo contenuto possono essere considerati come una mini avventura, qualcosa di molto simile al gioco principale in sé, ma su una scala ovviamente ridotta. La quest principale, infatti, vi porterà via più o meno 6 ore senza considerare tutte le missioni secondarie ed una nuova parte del mondo di gioco tutta da esplorare. Per avviare il DLC non sarà assolutamente necessario aver completato la quest principale di Skyrim o aver raggiunto un certo livello, ma per avviare il dialogo con Mirak bisognerà aver ucciso già Alduin. Saranno i cultisti i primi nemici ad accoglierci in Dragonborn. Dopo averli uccisi scopriremo il loro obiettivo e partiremo finalmente per Solstheim. Se i cultisti mascherati vi hanno fatto paura, tenetevi pronti a combattere contro nemici molto più temibili. Bethesda, in Dragonborn, non ha certo lesinato con l'aggiunta di nuovi avversari, nuove armi ed armature e soprattutto ha introdotto alcuni nuovi urli. Nessuna delle armature introdotte è più resistente di quelle che già dovreste possedere, ma agli amanti del collezionismo faranno certamente gola alcuni nuovi equipaggiamenti. Le nuove armi, solo ed esclusivamente nordiche, non sono più potenti di quelle già in circolazione, ma migliorate al punto giusto vi potranno certamente essere d'aiuto per combattere contro i Morag Tong, serpenti giganti, un mostro chiamato Lurker e nuove tipologie di draghi. Una nota di merito, inoltre, va senz'altro all'urlo che vi permetterà di domare e cavalcare i draghi. Questa nuova opzione, che tutti sognavamo da quando Skyrim ha fatto il suo debutto, ha però delle notevoli limitazioni. I draghi, infatti, possono essere cavalcati solo sull'isola di Solstheim. Dimenticate quindi di vedere tutta Skyrim dall'alto. Il controllo su di essi, poi, non è totale. Per quanto riguarda il comparto estetico, Dragonborn non migliora rispetto al titolo originale, con texture altalenanti, in alcuni casi estremamente realistiche ed in altri povere e mal gestite. Nonostante la presenza di questi difetti, la resa complessiva della nuova area è comunque più che soddisfacente, oltre che varia. Altra nota dolente sono i tempi di attesa per i salvataggi, che purtroppo più si va avanti con il gioco e più diventano lunghi. Difetti e limitazioni a parte, dopo aver terminato la questline principale di Dragonborn, la sensazione è stata la stessa di quando è finito Skyrim, ovvero grande soddisfazione e desiderio di esplorare il mondo di gioco il più possibile. Se come noi avete provato una profonda delusione con Dawnguard o Heartfire, non lasciatevi scoraggiare e buttatevi a capofitto in questa nuova avventura, che è finalmente quello che i fan si aspettavano da Bethesda. Dragonborn è il terzo contenuto scaricabile per l'RPG Bethesda Skyrim, disponibile su Xbox 360 dal 4 dicembre 2012, mentre su PC e PlayStation 3 da gennaio 2013. Per recensioni, news e soluzioni visitate games.it.